Con lui viveva la sorella Bridget, che avendo ormai superata la trentina, secondo i maliziosi avrebbe potuto assumere il titolo di zitella. Il signor Holworthy è tornato da un lungo viaggio in Europa nella sua casa e, stanco del viaggio, si appresta a godere del meritato riposo. Serve altro, signor Holworthy? No, grazie, vai pure a riposare, Deborah. Allora buonanotte, signor Holworthy. Sì, buonanotte. Un bambino. Deborah! Signor Holworthy, dimenticate che io sono una donna. No, me ne dimentico affatto, appunto per questo vi ho chiamato. Ma guardate qua. Un bambino! Pare proprio di sì, un neonato. Non ne sapete niente? Io? Mamma mia! E adesso cosa facciamo? Qualcosa bisogna fare, chiamate subito mia sorella, andate! Signorina Bridget! Cosa c'è? Signorina Bridget! Non piangere, su. Bellino, Che dici? Bridget, ecco un regalo per te! Un bambino? Sì. Holworthy, senza dirmi niente! Ma cosa ti salta in mente, Bridget? Ne sapete qualcosa? Io l'ho trovato nel letto. Guarda, che mi tiene come piange. Su. E che cosa vuoi farne? È una povera creatura indifesa, Bridget. La provvidenza ha voluto metterlo nelle nostre mani. Noi non l'abbandoneremo. Buona, poi si vedrà. Sì, che bellino, è vero. Ha bisogno di una mamma. Bello, piccolino. La prima preoccupazione del signor Holworthy fu quella di individuare i genitori del bambino. Deborah fu abilissima e il giorno dopo riferì al signor Holworthy che la probabile madre del trovatello era una servetta di casa, Jenny Jones. Il bambino fu perciò adottato come Tom Jones. Ma le severe leggi del luogo punivano il reato della madre e il signor Holworthy, giudice di pace, dovette applicarle duramente su Jenny Jones. Jenny Jones, il reato di cui vi siete resa colpevole è molto grave e io sono obbligato a punirvi. Ditemi almeno chi è il padre del bambino. Non posso. Ho giurato che non avrei mai detto il suo nome. Da me non lo saprete mai. Come volete, Jenny Jones. Io terrò il vostro bambino come se fosse mio figlio. Voi però dovrete abbandonare questo paese nel quale non potrete più tornare. Promettetemi che non cercherete mai di rivedere il bambino e prendete questa borsa di denaro col quale dovrete cercare di rifarvi una vita onesta. Tom Jones, piovuto così in casa Holworthy, vi portò la serenità e la gioia di vivere, tanto che anche la zitella Bridget sentì i palpiti dell'amore che si presentò a lei sotto le floride sembianze del capitano Blifil. Il matrimonio coronò il sogno d'amore, la nascita di un erede inorgoglì il cuore di Bridget. Ma come inaspettato era stato l'arrivo del capitano Blifil, altrettanto inaspettata fu la sua scomparsa che trasformò la madre felice in vedova inconsolabile. Povero tesorino mio, gioia della sua disgraziata mamma. Angioletto, cosa farai ora che il tuo povero padre non c'è più? E tu, Tom Jones, vai a giocare in giardino. Non disturbare questa povera creatura. Tom
e il piccolo Blifil crebbero insieme felici e sereni sotto la tutela del precettore Tuocum. Rose, rosarum, rosis, rosas, rose, rosis. Rosa, rose, rose, rosam, rosa. Sofia! Signor Tom Jones, il fatto che lei in questa casa sia un beneficato non la esime dallo studiare il latino come il signorino Blifil. Tom Jones e Blifil arrivano così all'epoca felice dell'adolescenza. E giunse anche il giorno in cui dovettero dire addio alla loro inseparabile compagna di giochi, Sofia, figlia del vicino Western, che una zia un po' tirannica volle portare a Londra per darle un'educazione più raffinata. Ma quando arriva Tom? Non mi stupirei che non tornasse affatto. È fuori dalle sette. Sofia! Sofia! E invece è venuto. Accidenti! Ho corso come una lepre. Guarda che cosa ti ho portato. Un cardellino. L'ho catturato per te. Penso che ti farà compagnia a Londra. Lo terrò sempre con me, Tom. Io non ho niente da darti, ma tu ti ricorderai ugualmente di me. Certo che mi ricorderò di te. Blif, il cattivo! Perché l'hai fatto volare? Sofia? Sofia? Dove sei? Senta, si parte! Addio, Tom! Buongiorno, Deborah. Il medico è venuto. Che cosa ha detto? Niente, medico. Il signor Holworthy non lo ha voluto. Dice che sta benissimo. Già, e voi naturalmente gli avete obbedito. Se ci fossi stato io... Già, ma voi non c'eravate. Non siete venuto nemmeno a colazione. E il signor Holworthy era molto preoccupato. Accidenti, ho sfiancato il cavallo per far presto. Signor Tom Jones, abbiate la compiacenza di entrare. Il signor Blifil ha qualcosa da dirvi. Buongiorno, Blifil. Buongiorno, Tom. È accaduto qualche cosa a tuo cavallo? Vi abbiamo visto poco fa riportare quello del signor Blifil in condizioni lacrimevoli. Ed è questo che mi dispiace. Non il fatto che tu l'abbia preso senza chiedermelo. Quando sono partito era l'alba, tu dormivi ancora e io non ho voluto svegliarti. È molto gentile da parte tua. Con questo però non hai risposto alla mia domanda. È accaduto qualche cosa al tuo cavallo? Niente di straordinario. Ha cambiato padrone. Vuoi dire che lo hai venduto? Il denaro non è mai sufficiente per chi preferisce i piaceri materiali a quelli dello spirito. Non posso crederlo, Tom. Mio zio Holworthy acquistò quel cavallo per esaudire un tuo vivo desiderio. Con una generosità che appare tanto più singolare in quanto non giustificata da alcuna parentela. Avete detto, maestro Tuocum? Caro Tom, spero solo che lo zio non venga a saperlo. Ma non saprà niente se tu non gli dirai niente. Ciò io ti consiglio di tacere, altrimenti... Moderate il vostro tono, Tom Jones! Come sempre, il torto è dalla vostra parte. E ora sedete. Non vi farà male partecipare alle nostre letture. Et honores et ignurie vulgi, in promiscuo abendi sunt. Gli onori e le ingiurie che provengono dal volgo sono da tenersi per volgari. Nec is dolendum, nec illis gaudendum. Non dolerti di queste, non offenderti né rallegrarti di quelle. Signori, io ho una commissione urgente da sbrigare. E visto che dovrò fare la strada a piedi, è meglio che vada. Signor Tom Jones! Lasciatelo andare, caro maestro.
Imporgli Seneca sarebbe una crudeltà inutile, vero? Vai pure, Tom, più tardi. E prendi pure il mio cavallo, se vuoi. Ti ringrazio, Bliffy. In fondo sei un amico. Buongiorno, signor Hollywood. Come vi sentite oggi? Molto meglio, ragazzo mio, molto meglio. Abbastanza bene per andare ad accogliere Sofia West. Non andate, signore, è un'imprudenza. Oh, no, niente affatto. Una passeggiata non potrà farmi che bene. E poi sono curioso di rivedere la piccola Sofia. Chissà come sarà cambiata in 8 anni. Sarà cresciuta. E magari sarà diventata anche un'insopportabile smorfiosa. Date retta, signor Hollywood. Non andate dai Western. Madame Gella verrà a trovarvi domani. E vi assicuro che un giorno di più non la cambierà di certo. E non pensi alla delusione del nostro vicino? Mancare all'arrivo di sua figlia? Non me lo perdonerebbe mai. Ehi, Peter! Porta il mio cavallo dentro e coprilo, che è sudato. Dov'è il tuo padrone? Lo senti, è venuto di persona per assicurarsi che non mancheremo alla cerimonia dell'arrivo. Scusate, io scappo via prima che mi agguanti. Vi raggiungerò sulla strada di casa Western. Ehi, Tom, figlio del diavolo, dove vai? Buongiorno, signor Western, non vi avevo sentito arrivare. Come state? Ottimamente, ragazzo mio, magnificamente! Questa è una grande giornata per il nostro vicino. Dite pure una solenne giornata, è sicuro. Recupero oggi la mia unica e adorata figlia, che mi fu sottratta con ridicoli pretesti pedagogici dalla mia altrettanto unica, ma non altrettanto adorata sorella. Oh, caro amico, non siete gentile nei riguardi dell'amabile signorina Costanza. Amabile? Chi l'ha mai amata quella lì? In tanti anni non è stata capace di trovare un marito, vi assicuro che l'ha cercato. Certo, signor Western, che se si fosse sposata non avrebbe avuto tempo ad educare Sofia. Gran perdita, l'avrei educata io. Ma è proprio per evitarlo che Costanza ve l'ha tolta di mano, caro Western. Signori, se non vi dispiace, io avrei un impegno urgente. Cosa? Tu non vieni a ricevere Sofia? No, è appunto per non mancare che desidero sbrigarmi. A più tardi, signor Western. Arrivederci, signor Robert. Arrivederci. quello lì, vedete, è un giovanotto che mi piace. Porco diavolo, è un gran cacciatore. Sicuro, non c'è niente al mondo che io gli negherei. Tranne il mio cavallo e i miei cani, ben inteso. Sì, è un buon ragazzo, ma purtroppo ha conservato il carattere ribelle e la leggerezza di quando era bambino. Ricordate, mia sorella non aveva mai un momento di pace. Povera Bridget. Lei non sarà con noi oggi quando rivedremo tutte e tre assieme i nostri ragazzi. Coraggio, amico mio, coraggio. Allontanate da voi questi tristi pensieri. Sono sicuro che la povera Bridget non li approverebbe. Ecco. A proposito, avete saputo poi qualcosa di nuovo da quell'avvocato che vi scrisse dall'Italia? No, niente, dopo quell'unica lettera con la quale ci comunicava la morte di mia sorella e prometteva una visita appena rientrato in Inghilterra. Immagino che abbia in consegna le gioie, insomma, le piccole cose che Bridget aveva più care. Un testamento, forse? No, non credo. Mia sorella non aveva capitali suoi. Il suo marito, il capitano Blifil, non possedeva nulla, come sapete. No. In quanto alla dote di Bridget, andò perduta in certe speculazioni sbagliate del capitano. Speculazioni sbagliate, ma non fatemi ridere, speculazioni sbagliate. Quando un cacciatore di dote se ne va all'altro mondo, allora la sua avidità assume immancabilmente il nome di speculazioni sbagliate. E nel vostro caso è stato proprio così. Il matrimonio non gli fruttò molto al capitano Bilfield, il vostro cognato. Sapete perché? Perché ebbe la sfortuna di andarsene all'altro mondo molto prima di voi. Ma capitano Bilfield non era un cacciatore di dote. E comunque diede alla mia povera sorella i soli momenti felici della sua vita. Povera Bridget, morire sola in un paese straniero, lontana da tutti. Non mi perdonerò mai di averla lasciata partire. Ma non me lo dissero i medici che il famoso clima italiano le avrebbe giovato? Sì, e allora? Lasciate i rimorsi a quei somari che non seppero capire qual era il vero male di Bridget. La malinconia, ecco, quella sua dannata vocazione a soffrire. E del resto, anche prima di restare vedova, se ricordate, non fu mai un tipo allegro quella lì.
Ah, sì, sì, è vero. Anche nei momenti più felici la sua gioia sembrava offuscata da una pena indefinibile. Ah, balle! Era il suo carattere, molto simile al vostro. Ah, ma voi non farete la sua stessa fine, no, questo ve lo impedisco io. Buon umore, ecco quello che ci vuole, buon umore. Quando il buon umore non c'è, sapete dove bisogna cercarlo? Ah, sì, sì, lo so, nel fondo d'un boccale. Benissimo. Deborah, Deborah, per favore, portate la birra del signor West. Sì, benissimo, benissimo, ma fate presto, perché Sofia e Costanza stanno per arrivare, allora dobbiamo cominciare ad avviarci. Ah, a proposito, dov'è Blifil? In biblioteca, con il maestro Tuocum. Devo chiamarlo? No, no, state pur comodo, lo chiamo io. Blifil! Blifil! Ehi, Blifil, sono sicurissimo che per oggi hai imparato abbastanza. Buongiorno, signor West. Ah, buongiorno, caro. Avanti, va, fai sellare presto il tuo cavallo. E voi sarete con noi, signor filosofo? Porco diavolo, ma oggi siete più giallo del solito. Cos'è? Cos'è? Forse un nuovo attacco di bile? Sto benissimo, signore, verrò molto volentieri. Oh, meno male, sono felice di constatare che si tratta soltanto del vostro solito aspetto naturale. Ah, eccoci qua, oh, grazie, Deborah, grazie. Allora, io verrò alla vostra salute. Deborah, dite a Peter di tenere pronta la carrozza. No, la carrozza non occorre, starò benissimo nella mia portantina. A meno che tu, Blifil, non intenda venire con me. Ecco, sì, zio, se permettete. No, che vergogna! Fa sellare il tuo cavallo, ti dico, e dimostrami sulla strada che sei realmente più giovane di me. Non chiederei di meglio, ma per cimentarmi con un cavaliere come voi avrei bisogno di un buon cavallo. Beh, Story, il tuo è ottimo, no? Senza dubbio, ma per l'appunto ho dovuto prestarlo a Tom e... Dal momento che gli ha venduto il suo stamattina... Pare che avesse urgenza di realizzare una certa somma. No, non è possibile, scusate. Perché mai dovrebbe aver bisogno di denaro? Tom ha tutto quello che gli occorre, non meno di Blifil. Beh, Tom ha un temperamento vivace e abitudini diverse dalle mie. È naturale che gli occorra più denaro che a me. Questa sarebbe una giustificazione? A che io sappia, Tom è un ragazzo di gusti semplici, non ama il lusso, non è un giocatore. Sì, ma è un cacciatore. È doppio. Cacciatore. Esattamente. E nella riserva, oltre alla normale selvaggina, passeggia una certa volpe in gonnella. Molly Sigrim, la figlia del guardaboschi. Bel colpo, porco diavolo. Diavolo. Avete pronunciato la parola giusta, signore. Sì, perché è Satana medesimo che cela le sue taglioli infernali dietro talune bellezze femminili. Occhi di velluto, guance di pesca. Chiome fiammeggianti. Oh, 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 chiome fiammeggianti. È bravo il nostro filosofo. Le bellezze femminili hanno colpito anche lui. No, andiamo, andiamo, non siate impertinente. E voi, Tuoco, non offendetevi. Conoscete da tempo l'umorismo del nostro vicino. Oh, in quanto alle insinuazioni su Tom, sono certo che non hanno nessun fondamento. La carrozza è pronta, signore. Ah, va bene. Benissimo, allora andiamo, signori miei. Presto, presto, avviamoci. Sentite, zio, io vi precedo. Sì? Voglio vedere che tutto sia in ordine. Sì. Devo aspettare i signori per la cena. No, ma che? Resterete a cena con noi questa sera. Ho cacciato certe lepri che vi faranno leccare anche il piatto. Venite, no. Venite, caro amico. No. Grazie, caro Western, ma le signore saranno stanche del lungo viaggio. E io, sia pure controvoglia, ma... Mi devo qualche riguardo. No, sarà per un'altra volta, uno dei prossimi giorni. Allora. Ci metteremo d'accordo. Ci tengo però. Sì, sì. Li avete sentiti? Hanno sempre qualcosa da dire sul conto del signor Tom. E invece a me è simpatico. Molto più del signor Blifil. Almeno è gentile. È un vero signore. Cosa vuoi saperne tu? Sei qui da appena 10 giorni... E non ti basteranno 10 anni di servizio presso una famiglia signorile per distinguere un vero gentiluomo da uno come Tom. Allora è vero quello che si racconta. È proprio figlio di quella cameriera... Non è cosa che ti riguardi, ragazzo. E se vuoi conservare il posto, non parlare mai di questa vecchia storia. E non pronunziare mai il nome di Jenny Jones. È la sola cosa che il signor Holworth non tolleri. E chi l'ha nominata? Ma il padre, dite un po', si seppe chi era? No, signore, non si seppe. Secondo me non lo sapeva nemmeno lei. Guardate, c'è una signora.
una signora. Si vede proprio che non te ne intendi, sai. Cercate qualcuno? Via, Deborah, di che avete paura? Il signore è uscito, potete anche nominarmi. Jenny Jones! Che hai tu da guardare? Muoviti, prendi il vassoio e portalo in cucina, fila! Vai. Che furia! Non sono il diavolo, dopo tutto. Guardarmi non è sufficiente per corrompersi. La questione è un'altra, Jenny Jones. Qui dentro non dovete mettere piede. Non ci tengo affatto. Ero venuta solo per avere qualche notizia sulla morte della signora Bridget. Oh, c'è poco da sapere. È mancata 2 mesi or sono, lontana da tutti noi, in un paese straniero. Povera signora. Sentite, Deborah. Non vorrei procurarvi inutili fastidi, ma vorrei parlarvi, anche per pochi minuti, e non qui. Vedo che siete stanca. I signori non torneranno tanto presto. Venite, andiamo nel guardaroba. Là nessuno ci disturberà. Però, se siete venuta per convincermi a farvi vedere Tom, potete risparmiarvi il fiato. Sapete bene quali sono gli ordini. State tranquilla. Non ho dimenticato il patto che feci con il signor Hollert. Gli promisi che non avrei mai più rivisto Tom. E mantengo la parola. Del resto, a chi gioverebbe? Ma ditemi, com'è adesso? Chi, Tom? È bello. Ma è la sola qualità che abbia. Ne combina uno ogni giorno. La ra ra ri ra ri ra ri ra ri. Molly, 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 dove ti sei cacciata? Molly, ma guarda, ah, ecco dove stai. Brutta strega, dimmi dov'è tuo padre. Guarda che se salgo su lo sai che è peggio per te. Le informazioni si pagano. Che cosa mi darai in cambio? La conosco, la moneta che ci vuole per una civetta come te. Pagherò volentieri, ma oggi non ho tempo da perdere. Dovrai accontentarti d'un bacio. Villano presuntuoso! Tanto perché tu lo sappia, da oggi in poi un bacio di Molly ti costerà, vediamo, quanto una collana dal merciaio Stabile. E perché mai il signor Tom dovrebbe regalarti una collana? Lascia che abbia parlato con lui, poi ti aggiusto le ossa. Chiedere regali a voi, che ce ne fate già tanti. Prendi, Molly! La collana te la regala tuo padre. A voi, Black George. Sono 99 anziché 100. Beh, la differenza è piccola e vostra figlia sarà contenta. Sapete, è tutto quello che ho ricavato dalla vendita del cavallo. Basteranno, spero. Oh, sì. Il grande intenditore di cavalli, 100 fiorini per un sauro come quello. So da me quanto valeva. Non è stato un affare, d'accordo, ma il denaro vi occorreva subito e ho dovuto accontentarvi. È proprio così, signor Tom. È difficile tirare avanti una famiglia numerosa quando non si ha più un lavoro. Però l'avete fatta un po' grossa, Black George. Cacciare di Frodo. Avete ragione, signor Tom. Speravo proprio che il signor Holworthy me l'avrebbe perdonata. Ma lasciate fare a me e state allegro. A tutto si rimedia, vedrete. Ah, Dio vi benedica e vi accompagni, signor Tom. Ah, e portate i miei omaggi, se credete, ai signori Wester e alla signorina Sofia in particolare. Va bene, va bene. Molly! Saluta il signor Tom e vieni a casa. Fila e metti giudizio se vuoi trovare marito. E chi vuole sposarsi? Non c'è un uomo che mi valga in un raggio di 100 miglia. Disse la volpe all'uva. E l'uva saresti per caso tu? Gentiluomo da mascherata. Gran partito, il figlio di Jenny Jones. Questa te la faccio pagare, Molly Seagreen. Chiedi scusa immediatamente. Ringrazia il cielo che sei una donna. Preferiresti che fossi un uomo, Tom? Non me l'ero mai accorto. In questo momento lo preferirei, almeno potrei darti la lezione che meriti. Sono stata cattiva, lo ammetto. Però la colpa è tua. Perché non ti decidi a prendermi in considerazione? Non l'ho fatto, forse. Ma grazie tante. Sai bene cosa volevo dire. Parlavo sul serio, sai? Ah, sul serio? Certo. Ma allora è uno scherzo. Cara Molly, tu sei una ragazza deliziosa. Ma lasciamola perdere la serietà, eh? Non fa per noi. Perché? Non sarei degna della signoria vostra, forse? Ah, quanto a questo nessuna barriera sociale ci divide. Siamo assolutamente pari. Ma ci somigliamo troppo, ecco. Vedi,
Non è neanche il pensiero che tu mi tradiresti a fermarmi. No, è che ci soffrirei troppo a tradirti io. Ah, sì? E allora vattene! Vattene! Vattene all'inferno! Grazie, Sofia li tradirà certamente! Al diavolo anche Sofia! E la carrozza! E la carrozza! E la carrozza! Sicuro, Madonna! Dove siete andati a cacciarvi? Manigoldi! Mangia pane a tradimento! È così che seguite i miei ordini! Avanti, avanti, capi, lumaca, Davide, Desi, giù, avanti. Sono subito pronta. Avanti, subito, mettetemi in fila, avanti, anche tu, in fila, tutti quanti, in fila, impettiti. Voi vi dico, non potete una volta tanto fingere che siete delle persone per bene, E tu ricordati quello che devi dire. Oh, so, signori, bisognerebbe frustarle. Papà! Sofia! Mio, tesoro mio, gioia mia, luce dei miei occhi, ma guardate, signori miei, non è diventata forse la più bella dama d'Inghilterra? Caro papà, tu invece non sei cambiato affatto. Ah, no? No, temo che oramai non cambierà più il mio caro fratello. Costanza, non cominciamo. Cosa vuoi dire che cambiamo più alla nostra età, Come state, signor Holworthy? Sono così felice di vedervi qui. A dire il vero ci contavo moltissimo. E come potevo mancare, figliola? Anche se la salute del corpo non è ottima e quello dello spirito dopo un simile dolore. Lo so, ce lo scrisse per te. Povera signora Bridget, sentiremo tutti la sua mancanza. Grazie, bambina mia. Ma no, non devi rattristarti. Via, i pensieri malinconici non devono turbare la gioia del tuo ritorno. Bentornata fra noi, signorina Sofia. Bliffi! Tante cerimonie tra vecchi compagni d'infanzia. La vostra fiorente bellezza, signorina Sofia, impone a noi tutti una nuova ammirata deferenza. Maestro Tuocom, la vostra galanteria mi lusinga e mi stupisce. Le buone maniere non dovrebbero mai essere causa di stupore. Cara Costanza, sono davvero lieto di rivedervi in così buon aspetto. Ricordate mia nipote, signorina Costanza? Ah, il giovane Bliffi, suppongo. Oh, voi sì che siete cambiato, non è vero, Sofia? E lo credo bene, zia, dopo 8 anni. Cara la mia vecchia Elisa, ma non mi riconosci più. Io ti ricordo sempre, sai? Cara. Caro Toby, mi trovo magnificamente, addirittura ringiovanito. Grazie, signorina, sempre troppo buona con me, lei. Ben arrivata, signorina. Io sono Dalila e questa è Daisy, la cuoca, a nome della quale e di tutta la servitù io vi dico che in questo giorno pieno di gaudio, che da questo giorno pieno di gaudio noi saremo lieti di... Ho capito perfettamente, Dalila, grazie. Anche a voi, Daisy, e spero che vi troviate bene in casa di mio padre. Oh, benissimo, signorina, proprio come a casa nostra, di solito. Beh, andiamo, signori, accomodiamoci qui in salotto. Subito. Io sono Honor Smith, cameriera personale della signorina Sofia. Ho servito sempre in casa di titolati e il mio nome è conosciuto anche a corte, dove mia zia è guardarobiera. Esigo rispetto e non do confidenza, cioè datemi del voi. Bene, ora potete riprendere i bagagli e farmi strada. Precedetemi. Subito, signorina Honor. Signorina, io salgo in camera mia. Va bene, Honor. Comunque avete ragione, ciò che fa Tom non mi riguarda in maniera particolare, ma... Sofia Wester! Non vi pare, caro Bliffi, di averlo calunniato a torto? Ma... Come vedete, non ha dimenticato la sua compagna di giochi. Per tutti gli angeli del paradiso, come siete bella. Caro Tom, cominciavamo ad essere preoccupati del tuo ritardo. Dove sei stato, A giudicare dal tuo aspetto si direbbe in un fienile. Ti ringrazio, Bliffi, è stata quella strega di Molly. A proposito, vi manda questi fiori. Vi ricordate di Molly Seagreen, vero? Sì, mi pare. Ringraziatela da parte mia. Sofia, porco diavolo, ma dove... Ah, è arrivato il signor Jones. Grazie dell'onore, eccellenza. Vieni, cara, vieni, dobbiamo fare una cosa, sai, ti dico, molto, ma molto importante. Aspetta, mettiti qua, ecco. Dunque, vediamo. Ma è incredibile! È incredibile per mille furbi! Ma come sei cresciuta, figliola mia? Ma guardate, non è sorprendente! Certo, dico,
Certo, certo, ma mi sarei molto più stupito, vi confesso, se non fosse cresciuta. Oh, questa razza di spirito. Cioè, crescita e crescita. Guardate vostro nipote, per esempio. Io scommetto a occhio e croce che lui è cresciuto molto meno. Beh, dico, in proporzione, si intende, no? È possibile, è possibile. Il signor Blifil, infatti, ha sempre anteposto agli esercizi che sviluppano il fisico quelli atti ad ampliare lo spirito. Ciò torna a vostro onore, maestro Tuoco. Come dice Bacone, la scienza è di per sé stessa potere. No, grazie. Eppure, signorina Costanza, io rimpiango a volte le gioie della vita all'aria aperta. Grazie. E vorrei essere come Tom, che non ha rivali negli esercizi fisici. Mm, già, già, e soprattutto nella caccia. Davvero? Me ne rallegro con voi, giovanotto. La caccia è un nobile svago, molto praticato a corte. Ah, sì? Un nobile svago, molto praticato e corto, lo chiamate così, ma io questo non lo sapevo, ma magari dico sarà nobile la selvaggina, ma duchesse o contadine, che differenza fa, vero Tom? Ma Wester, cosa stai dicendo, sei forse impazzito? E perché, non stavamo parlando di questo? Ma insiste anche, non una parola di più. Sofia, seguimi. E certo per estrema cortesia che i nostri vicini sopportano ancora il tuo spirito da bettoliere. Ma porco diavolo, che cosa ho detto di così scandaloso? Eh? Tu resta qui. Vado a cambiarmi, papà, e intanto cercherò di calmare la zia. Chiedo scusa, signori, scenderemo tra poco. Ai, qui sono ricominciati i guai. Costanza è stata e sarà sempre il mio purgatorio. Ecco, non c'è discorso che io faccia che non le sembri scandaloso. Non sarete scandaloso, però avete messo Tom in pessima luce. Io? Sì, e poiché siamo tornati in argomento, desidero chiarirlo. Dunque, Tom, ti si accusa di frequentare troppo assiduamente la capanna del guardaboschi. Se è vero, vorrei conoscerne i motivi. Non vi sarà attratto, immaginiamo, dalla brillante conversazione di Black George. Black George non è un oratore, d'accordo. Ma su certi argomenti sa parlare in modo molto convincente. Davvero? Interessante. E su quali, Tom? Sulla miseria, per esempio. E io non credo di fare male se nei limiti delle mie possibilità... Vuoi dire che cerchi di aiutarlo? Bene, sono contento che tu abbia potuto giustificare la tua condotta. Un certo bisogno di denaro che, ti confesso, mi aveva messo in allarme. Bravo, però ti sarò grato, Tom, se la prossima volta ti rivolgerai direttamente a me, anziché ai mercanti del villaggio. Caro Tom, ti prego di credere che non sono stato io a tradirti, ma le circostanze. No, basta, signori miei, ma siete più opprimenti di un temporale d'estate. Allora, tutto a posto? Chiarito tutto, accomodato tutto? E allora, beviamo alla... riabilitazione di Tom, va bene? Sì. Ecco, voi l'avete tutti, manca solo a me, ecco qua, fatto. E voi? Voi, signor maestro, non brindate? Cosa avete? Un attacco di bile? Oh, andiamo, ma decidete da passare le acque. Batte, ecco, quello che ci vuole per voi, batte. Un mesetto a batte vi darà uno stomaco nuovo e chissà, forse anche... una faccia più presentabile. Infatti si dice che quelle acque riescano a fare addirittura miracoli. Ah sì? Questa è buona. Sei un simpaticone, Tom. Non c'è niente al mondo che io ti negherei, tranne il mio cavallo e i miei cani. Oh, è mia figlia, manco a dirlo. Beh, se è vero quello che avete detto, io avrei qualche cosa da chiedervi. Cosa? Assumete Black George al vostro servizio. Eh? Sì, lo so, dovrei chiederlo al signor Holworthy. Ma non posso pretendere che ritorni sulle sue decisioni. Ve ne sarò molto riconoscente, signor West. No, figliolo caro, tu mi metti subito in un bel imbarazzo. Guarda, io per fare piacere alla tua ragazza assumerei, che so, ma anche un bandito, ma un cacciatore di Frodo. Ma no. Ma Molly non è la mia ragazza. Sì, può darsi che io abbia fatto un po' il galante con lei. Ma vi assicuro che non me ne importa niente e che non la guarderò più in faccia da questo momento, credetemi. Ma cosa vuoi che me ne importi a me? Non ti sto facendo una scena di gelosia, io... Bravo papà, hai fatto molto bene ad assumere Black George. Sei proprio un angelo. Come? E non potevi celebrare il mio ritorno in modo più gradito. Ma io non... Eh? Eh,
Va bene, va bene. Vuol dire che se ha proprio voglia di lavorare farà... cosa farà? Farà lo saliere. Grazie. Questa è la mia ultima parola. Vi ringrazio mille volte, signor Wesley. Ringrazio piuttosto questa tiranna. Ho paura che questa qui mi darà del filo da torcere a me. Eccomi pronta. Mi rendo conto, Costanza, che l'ora del pranzo è vicina. Carolo, ti avete proprio deciso di privarci del piacere della vostra compagnia questa sera a pranzo? Purtroppo è tempo di prendere la via del ritorno, tanto più che mi sento particolarmente stanco. Mi dispiace. Allora, io spero di vedervi al più presto in gamba, sì, caro vicino. Scusatevi se non mi accompagno, ma qui comincia a tirare aria cittadina e allora vado a cambiarmi d'abito prima di affrontare una nuova discussione con la mia adorata sorella. Saggia decisione, amico mio. Arrivederci, grazie tanto. Ehi, Tom, ti aspetto domattina all'alba per andare a caccia. E non torneremo prima di sera. D'accordo, signor West. L'aria di questa casa comincia a diventare soffocante. Porco diavolo. Il cielo mi perdoni, a volte dubito che sia mio fratello. Vivere in campagna non giustifica tanta rozzezza di mo. Temo che nessuno di noi sfuggirà un giudizio così severo, signorina Costanza. Ma al contrario, caro Briefy. Voi siete assolutamente impeccabile. Grazie all'esempio del signor Holworthy. Trovate presto a trovarci. Molto volentieri. Arrivederci. 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 Signor Holworthy, abbiatevi riguardo. Grazie. Verrò presto a trovarvi. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Avete dimenticato qualcosa? Sì. Di ripetervi che sono felice di avervi ritrovata. Davvero. Felice. Grazie, Tom. A presto. A domani, Sofia. Sofia? Vieni qui. Ma la signorina non mi ascolta? Continua. Dicevo, le forchette al posto dei cucchiai, i bicchieri lontano un miglio dal coperto, la servitù della casa non sa apparecchiare una tavola rispettabile. Devo intervenire io? No, provvederò io stessa. Vai piuttosto a riordinare il salotto. Sofia Western... Devo ricordarti che una ragazza allevata con sani principi deve usare nei confronti dei suoi ospiti gli stessi riguardi e le stesse attenzioni indistintamente. Niente affatto. Deve saper distinguere fra ospite e ospite. I due giovani che erano qui poco fa... Cara zia, se alludi a Tom e a Blifil, ogni distinzione fra loro è impossibile. Sono miei vecchi compagni di gioco e per me la loro condizione è identica. Per me no. I nostri amici e vicini sono soltanto Holworthy e Blifil. Ricordatelo. Avete ragione, signorina. Anche a me piace di più il signor Tom. È così bello. Trovi anche tu, Ono. Certo, anch'io sarei allegra come voi se fossi innamorata di un giovanotto come il signor Tom. Oh, zitta, pettegola, non sono innamorata proprio di nessuno. Sarà. Ma io non vi ho mai visto così allegra. Sicuro che sono allegra. Anzi, felice. Perché sono tornata a casa. Perché sono di nuovo con mio caro papà. Perché ho rivisto Tom. E voi, Jenny, che farete ora? Cosa volete che faccia? Riprenderò la mia strada, un luogo o l'altro non ha importanza. Da quando ho perduto il mio protettore, il capitano Winters, sono rimasta sola e senza risorse. Avevo tanto sperato nella signora Bridget. Davvero non avrei mai creduto potesse dimenticare la sua promessa. Ma siete proprio sicura che non abbia lasciato scritto qualche cosa? Non dico un testamento, ma almeno una lettera per il signor Holworthy in cui si parli di me. Io ho già detto di no. Se avesse lasciato disposizione di qualche genere, l'avvocato ne avrebbe fatto cenno annunziando la sua visita, credo. Ma poi, che cosa vi aspettavate? Se non ricordo male, la signora Bridget vi diede aiuto e denaro quando foste cacciata da questa casa. Deborah, voi non potete capire. In questo momento non pensavo al denaro. E non pensavo soltanto a me. Ma cosa dite? A che pensavate, dunque? A niente, Deborah. Non badatemi.
E ora sarà meglio che vada, è tardi. Guardate, è già buio. I signori torneranno da un momento all'altro. Povera me, con tutte le vostre chiacchiere mi avete fatto perdere la testa. È quasi l'ora di cena. Zitta! Sono già qui! Chiamate Deborah! Deborah! Fate attenzione, presto, presto! Deve essere accaduto qualche cosa! Presto, presto, Deborah, Deborah, andatevene, per carità! E Tom, andate da questa parte, loro sono già entrate di là e non vi vedranno. Addio, Jane, addio! Deborah, venite presto! Che cosa è accaduto? Il signor Hollow ti si è sentito male! Oh, poveri noi! Preparo subito la medicina! Piano, attento, Tom. Grazie. Piano. Alza il cuscino. Fate piano, zio, vi aiuto io. Maledizione. Slasciagli lo jabot. Peter impiegherà un secolo per arrivare dal medico. Potevi andare tu. Una volta tanto la tua abilità di cavaliere sarebbe servita a qualche cosa. Beh, io ho creduto di essere più utile qui accanto no, al signor Hollow. Calmatevi, calmatevi, ragazzi. Certo, certo mi sento più tranquillo avendovi accanto a me tutti e due. Adesso però la cosa migliore è che vi lasciano riposare. Sì, sì, forse Deborah ha ragione. Io scendo, zio. Ma vi prego, tenetemi informato per qualunque occorrenza. Non volete proprio che resti? No, no, figliolo. Non ho intenzione di morire, sai, no. Prima devo far mettere giudizio a te. Bene, signore. Questo vi garantisce una vita lunga, almeno quanto quella di Matusalemme. Però adesso cercate di riposare. Sì, sì. A più tardi, signore. Sì. Mi raccomando. Dicano quello che vogliono, ma Tom è un buon ragazzo. Il signor Blifil è antipatico. Non è vero, Honor, è un ragazzo molto educato e studioso. Ma il signor Tom è più allegro. Ma il signor Blifil è più serio. Il signor Tom è più alto. E va bene, Honor, tu vuoi sempre avere l'ultima parola. Vai piuttosto a cambiarti il grembiule, è tutto bagnato. Torno subito. O posso far con comodo. Sfacciata! Buongiorno, Sofia. Buongiorno. Come stai? Io bene, grazie. Ma papà è andato via infuriatissimo per il vostro ritardo. Ha portato con sé Black George, che da questa mattina è al nostro servizio. Siete contento, Tom? Molto, grazie, Sofia. Ma che viso scuro. Che vi succede? Il signor Hallworthy si è sentito male ieri sera mentre tornavamo a casa. Mi dispiace molto, ma non sarà niente di grave, spero. No, almeno per ora. Il medico ha detto che ha bisogno solo di molto riposo. Io venivo appunto per pregarvi di porgere le mie scuse a vostro padre. E non solo per oggi. Finché non vedrò il signor Hallworthy perfettamente ristabilito, preferisco restargli vicino. Bravo, Tom. Io gli debbo tutto, lo sapete. L'educazione, il mondo in cui vivo, le persone che frequento. Per quanto ho sentito, le persone che frequentate più assiduamente sono i Seagrim. Va bene. Ammettiamo che abbia fatto un po' il galante con Molly. E con questo, Sofia, io non ho un nome nobile da difendere. Tom, la sola nobiltà che conti per me è la nobiltà dell'anima. Lo pensate davvero? Sì. Siete gentile. Ma purtroppo il mondo non lo è altrettanto. Provate a immaginare un Tom Jones qualunque che chieda ad un nobile signore la mano della sua unica e adorata figlia. Se un giorno vi trovaste in simili circostanze e il genitore vi spaventasse troppo, ascoltate il mio consiglio. Rivolgetevi alla figlia. Sofia. Sì, Tom? Ma che vi hanno insegnato a Londra? Per carità, Sofia, poiché dobbiamo mantenere le distanze, voi dovete aiutarmi. Non si può pretendere che ce la faccia da solo. Per me state tranquillo, non vi guarderò nemmeno. Cercate di capire, accidenti. Io voglio continuare a vedervi, ma per farlo devo restare il vecchio, innocuo e fedele compagno d'infanzia.
Sì, una specie di Allison a due gambe. Lo capite, vero Sofia? Guardatevi, per favore. Sorridete. A voi, signorina Allison. Da parte di un ammiratore senza speranza. Signor Tom! Signor Tom! Che c'è, Peter? Parla! Il signor Hogwarts, signor Tom, ha avuto un... insomma, sta male. Ah, il dottore ha detto che si tratta di... Scusateci, Sofia. Certo, certo. Vi vedrò presto. Sbrigati. Ah, di un collasso, signore! Sofia? Sofia, dove sei? Voi degnate di rispondere? Dunque, Tom Jones entra ed esce da questa casa senza neppure farsi annunciare. Da quanto tempo era qui? Da pochi minuti, zia. Stava andando via quando è venuto il servo a chiamarlo. Ho sentito, non sono sorda, ha fatto un baccano infernale. Si può sapere cosa diavolo è successo? Il signor Hallward sta molto male. Davvero? Beh, non mi sorprende. Ieri sera aveva un pessimo aspetto. Ma è grave su sé? Ma spero di no, ma ha avuto un collasso. Oh, poveretto, la sua età non è certo uno scherzo. Beh, ricordiamoci di mandare a prendere notizie. Se accadrà qualcosa al signor Hallward, Blifil sarà l'unico erede. Dio mio, fa che non accada niente al signor Hallward. Tom ne soffrirebbe troppo. Eccoti finalmente, figliolo. Non aspettavamo che te. Caro signore. Ma che hai, Blifil? Ma che vi succede a tutti quanti? Vi state comportando in modo assurdo, ridicolo. Non è vero, dottore? Il signor Hallward stesso mi ha chiesto di essere sincero. Il pericolo esiste. Negarlo sarebbe inutile. Sì, è così, Tom. Ma tu non hai torto. A che scopo disperarci? La mia sorte è la meno straordinaria che si possa immaginare. Prima o poi. Desidero piuttosto finché ho forza di farlo, esporvi il contenuto del mio testamento. Me ne andrò più tranquillo se vi saprò tutti soddisfatti. Ho lasciato 1000 sterline al maestro Tuoco. Eguale somma verrà divisa tra la governante Deborah e il resto della servitù. Grazie, signore. A te, nipote Blifil, lascio tutte le mie sostanze. Meno 500 sterline che tu avrai cura di corrispondere annualmente al nostro caro Tom. Va bene, zio. Sarà fatto secondo i vostri desideri. Io non so, Tom, se questo lascito superi le tue aspettative o ne sia inferiore, ma... Caro signore, la vostra bontà, come al solito, supera i miei meriti. Io però non ve ne sono grato, perché essa non fa che accrescere il mio dolore in questa circostanza. Preferirei che mi aveste trattato come il peggior nemico. Sarebbe meno terribile adesso. No, ma non dire sciocchezze, figliolo. No, il dolore passerà. E ti resterà il ricordo, un segno dell'affetto che ho nutrito per te. Sì, dottore. Signor Hallward? È arrivato il signore, dice che vi deve parlare. Ha detto di dirlo proprio a voi? Si può essere più idioti di così, ma non vedete che il signore è gravissimo? Blifil, ti prego, puoi cominciare da questo momento a sostituirmi. Ricevi tu questo signore. Va bene, zio. Io
Io resto. Senti, Tom. Se vuoi renderti utile, scendi in cucina e di' a Deborah che riscaldi mezza dozzina di bicchieri e li porti su. Io voglio tentare un salasso. Non escludo che possa giovargli. Tu vai, vai. Provvederò io stesso, sì, dottore. Sì. Buongiorno, signore. So che avete chiesto di parlare col signor Holworthy, ma non è in condizione di ricevervi. Si teme purtroppo di perderlo da un momento all'altro. Oh, è terribile. Lasciate che vi esprima il mio profondo rincrescimento. Grazie. Potete parlare con me? Si tratta per la verità di cosa molto riservata. Preferirei conferire personalmente con vostro zio. Apprezzo molto il vostro zelo. Signor? Chiedo scusa. Dowling. Avvocato Dowling. Ecco il mio indirizzo di Londra. Avvocato Dowling. Siete per caso il legale di mia madre? In tal caso, come unico figlio della signora Blifil ed unico erede e successore del signor Holworthy, ritengo di poter riascoltare le vostre comunicazioni. Esse, purtroppo, non possono ormai riguardare altri che me. Sì, entro certi limiti credo di poter accettare il vostro punto di vista. Questi sono i gioielli affidatimi da vostra madre. Ed ecco una lettera di credito e denaro contante per un ammontare complessivo di 2000 sterline circa. Ecco, come vedete da questa nota, non ne ho detratto che l'indispensabile per la spedizione degli effetti personali della povera signora. Li riceverete nei prossimi giorni. Per quanto concerne questo messaggio, non vi nascondo di essere in grave imbarazzo. Esso mi fu dettato dalla povera signora, fu firmato da essa, insieme ai due proprietari dell'albergo, in qualità di testimoni. Sono dunque a conoscenza del suo delicatissimo contenuto che riguarda anche voi, sia pure indirettamente. Una ragione di più, mi pare, per porre fine alle vostre esitazioni. Lasciatemi finire, signore. Se questo messaggio riguarda inevitabilmente anche voi, ma poiché nuocerà ai vostri interessi. Avvocato Dowling, sappiate che non verrei meno ad un impegno morale dovesse costarmi l'intera mia fortuna. Non ne dubito affatto, signore. Ma vedete, io sono qua in veste di legale e la legge ha purtroppo regole inflessibili. Io non vi chiedo di venir meno ai vostri doveri. Soltanto insisto per conoscere prima di mio zio il contenuto di quel documento. Una qualunque emozione potrebbe essergli fatale. Cercate di capirmi, avvocato Dowling, e non ve ne pentirete. Volete fidarvi di me? Non sarei un buon avvocato se in tanti anni di professione non avessi imparato a valutare le persone al primo sguardo. D'accordo, signor Blifil, mi fiderò. Avvocato Dowling, poco fa avete parlato di doveri professionali. Mi pare che la segretezza faccia parte di essi. I fatti che avete appresi non verranno a conoscenza di alcuno, esclusi gli interessati. E voi sapete che esiste una terza persona interessata più di chiunque altro. Quel foglietto rappresenta il riconoscimento dei suoi diritti materiali e morali, nonché la garanzia di un avvenire invidiabile. Sentite, signor Dowling,
Ritengo di poter dire con certezza che lo zio non può prendere visione, per ora, di questo documento. Comprenderete la mia giusta ansia. Perfettamente. E poiché la mia presenza qui non è più necessaria, immagino che vorrete corrispondermi subito il mio onorario per l'assistenza legale alla vostra povera signora madre, si intende. Eccovi qui. L'onorario per il legale e un piccolo segno di gratitudine per l'amico. Tale voi siete per me in questo momento, signor Downey. Siete soddisfatto? E voi, signor Bliffy? Da questa parte, prego. Purtroppo non posso permettermelo. Ma voi farete bene a bere un bicchierino, signor Blifil. Avete avuto troppe emozioni oggi. E che cosa può l'alcol contro un vero dolore? Il signor Blifil non beve mai. E le disgrazie non sono un buon motivo per cominciare. Sarebbe già ora di cena. Ogni pretesto è buono per non rispettare gli orari. Per me potete pure ritirarvi. Non ho nessuna voglia di cenare. Vedete? Tom non è della vostra opinione, come al solito. E come al solito eccede. Per un dolore come il mio, l'alcol non può essere un rimedio. Che vuoi dire? Stavo spiegando al maestro Tuocom la differenza tra la tua pena e la mia. Io sto per perdere un parente carissimo, il fratello di mia madre. Tu, in fondo, soltanto un estraneo. Il mio affetto per il signor Holworthy non è inferiore al tuo. Non occorre che continui a fingere, Tom. Lo zio non è qui a sentirti. Del resto, non hai già ottenuto quello che volevi? Che intendi dire? Sei fuori di te, Blifil! O forse ti aspettavi molto di più, Tom. Ma certo, è l'eredità che ti ha deluso. Ecco il vero motivo del tuo dolore. Non è possibile che tu abbia un animo tanto vile e meschino da attribuirmi pensieri simili! Volete continuamente ricordarci le vostre basse origini? Ai! Metti giù le tue sporche mani di bastardo! Signor Blifil! Che cosa sta succedendo? Dimenticate che c'è un malato in casa. Tom Jones, che lo ha dimenticato. Ha pensato bene di ubriacarsi e di picchiare il signor Blifil. Dio del cielo! A questo siamo arrivati! Che cosa farà mai quando il signor Holworthy non ci sarà più? Non gridate anche voi, Deborah, e andate di sopra. Se riesco a fargli superare la nottata, probabilmente il signor Holworthy si salverà. Vieni con me, Tom. Bene. È una splendida notizia per tutti noi. E soprattutto per Tom Jones, che continuerà a spadroneggiare indisturbato. Al vostro posto, signor Bliffy, io non sarei tranquillo. Quel giovanotto è pericoloso. Credete? Thank you.
E voi, Jenny, che farete ora? Cosa volete che faccia? Riprenderò la mia strada, un luogo o l'altro non ha importanza. Da quando ho perduto il mio protettore, il capitano Winters, sono rimasta sola e senza risorse. Avevo tanto sperato nella signora Bridge. Davvero non avrei mai creduto potesse dimenticare la sua promessa. Ma siete proprio sicura che non abbia lasciato scritto qualche cosa? Non dico un testamento, ma almeno una lettera per il signor Ollerty in cui si parli di me. Io ho già detto di no. Se avesse lasciato disposizione di qualche genere, l'avvocato ne avrebbe fatto cenno annunziando la sua visita, credo. Ma poi, che cosa vi aspettavate? Se non ricordo male, la signora Bridget vi diede aiuto e denaro quando foste cacciata da questa casa. Deborah, voi non potete capire. In questo momento non pensavo al denaro. E non pensavo soltanto a me. Ma cosa dite? A che pensavate, dunque? A niente, Deborah, non badatemi. E ora sarà meglio che vada, è tardi. Guardate, è già buio. I signori torneranno da un momento all'altro. Povera me, con tutte le vostre chiacchiere mi avete fatto perdere la testa. È quasi l'ora di cena. Zitta! Sono già qui! Chiamate Deborah! Peter! Fate attenzione, presto, presto! Deve essere accaduto qualche cosa. Presto, presto, Jenny. Andatevene, per carità. E Tom, andate da questa parte. Loro sono già entrate di là e non vi vedranno. Addio, Jenny. Addio. Deborah, venite presto. Che cosa è accaduto? Il signor Ollerty si è sentito male. Oh, poveri noi. Preparo subito la medicina. Piano, eh. Attento, Tom. Grazie. Piano. Alza i cuscini. Fate piano, zio, vi aiuto io. Maledizione. Slasciagli lo jabot. Peter impiegherà un secolo per arrivare dal medico. Potevi andare tu. Una volta tanto la tua abilità di cavaliere sarebbe servita a qualche cosa. Io ho creduto di essere più utile qui accanto al signor Ollerty. Calmatevi, calmatevi, ragazzi. Certo, certo mi sento più tranquillo avendovi accanto a me tutti e due. Adesso però la cosa migliore è che vi lascino riposare. Sì, forse Deborah ha ragione. Io scendo, zio. Ma vi prego, tenetemi informato per qualunque occorrenza. Non volete proprio che resti? No, no, figliolo. Non ho intenzione di morire, sai, no. Prima devo far mettere giudizio a te. Bene, signore. Questo vi garantisce una vita lunga, almeno quanto quella di Matusalemme. Però adesso cercate di riposare. Sì, sì. A più tardi. Dicano quello che vogliono, ma Tom è un buon ragazzo. Il signor Blifil è antipatico. Non è vero, era un ragazzo molto educato e studioso. Ma il signor Tom è più allegro. Ma il signor Blifil è più serio. Il signor Tom è più alto. E va bene, Honor, tu vuoi sempre avere l'ultima parola. Oh! Vai piuttosto a cambiarti il grembiule, è tutto bagnato. Torno subito. O posso far con comodo. Sfacciata! Buongiorno, Sofia. Buongiorno. Come stai? Io bene, grazie. Ma papà è andato via infuriatissimo per il vostro ritardo. Ha portato con sé Black George, che da questa mattina è al nostro servizio. Siete contento, Tom? Molto, grazie, Sofia. Ma che viso scuro. Che vi succede? Il signor Ollerty si è sentito male ieri sera mentre tornavamo a casa. Mi dispiace molto, ma non sarà niente di grave, spero. No, almeno per ora. Il medico ha detto che ha bisogno solo di molto riposo. Io venivo appunto per pregarvi di porgere le mie scuse a vostro padre. E non solo per oggi. Finché non vedrò il signor Ollerty perfettamente ristabilito, preferisco restargli vicino. Bravo, Tom. Io gli debbo tutto, lo sapete. L'educazione, il mondo in cui vivo, le persone che frequento. Per quanto ho sentito, le persone che frequentate più assiduamente sono i Seagrim. Va bene. Ammettiamo che abbia fatto un po' il galante con Molly.
E con questo, Sofia, io non ho un nome nobile da difendere. Tom, la sola nobiltà che conti per me è la nobiltà dell'anima. Lo pensate davvero? Sì. Siete gentile. Ma purtroppo il mondo non lo è altrettanto. Provate a immaginare un Tom Jones qualunque che chieda ad un nobile signore la mano della sua unica e adorata figlia. Se un giorno vi trovaste in simili circostanze e il genitore vi spaventasse troppo, ascoltate il mio consiglio. Rivolgetevi alla figlia. Sofia. Sì, Tom? Ma che vi hanno insegnato a Londra? Per carità, Sofia, poiché dobbiamo mantenere le distanze, voi dovete aiutarmi. Non si può pretendere che ce la faccia da solo. Per me state tranquillo, non vi guarderò nemmeno. Cercate di capire, accidenti. Io voglio continuare a vedervi, ma per farlo devo restare il vecchio, innocuo e fedele compagno d'infanzia. Sì, una specie di Ellison a due gambe. Lo capite, vero Sofia? Guardatemi, per favore. Sorridete. A voi, signorina Ellison. Da parte di un ammiratore senza speranza. Signor Tom! Signor Tom! Che c'è, Peter? Parla! Il signor Hogwarts, signor Tom, ha avuto un... E insomma sta male. Il dottore ha detto che si tratta di... Scusateci, Sofia. Certo, certo. Vi vedrò presto. Sbrigati. Ah! Di un collasso, signore! Sofia? Sofia, dove sei? Voi degnate di rispondere? Dunque, Tom Jones entra ed esce da questa casa senza neppure farsi annunciare. Da quanto tempo era qui? Da pochi minuti, zia. Stava andando via quando è venuto il servo a chiamarlo. Ho sentito, non sono sorda, ha fatto un baccano infernale. Si può sapere cosa diavolo è successo? Il signor Hallward ti sta molto male. Davvero? Beh, non mi sorprende. Ieri sera aveva un pessimo aspetto. Ma è grave su sé? Ma spero di no, ma ha avuto un collasso. Oh, poveretto, la sua età non è certo uno scherzo. Beh, ricordiamoci di mandare a prendere notizie. Se accadrà qualcosa al signor Hallward, Blifil sarà l'unico erede. Dio mio, fa che non accada niente, signor Hallward. Tom ne soffrirebbe troppo. Eccoti finalmente, figliolo. Non aspettavamo che te. Caro signore. Ma che hai, Blifil? Ma che vi succede a tutti quanti? Vi state comportando in modo assurdo, ridicolo. Non è vero, dottore? Il signor Hallward stesso mi ha chiesto di essere sincero. Il pericolo esiste. Negarlo sarebbe inutile. Sì, è così, Tom. Ma tu non hai torto. A che scopo disperarci? La mia sorte è la meno straordinaria che si possa immaginare. Prima o poi. Desidero piuttosto finché ho forza di farlo, esporvi il contenuto del mio testamento. Me ne andrò più tranquillo se vi saprò tutti soddisfatti. Ho lasciato 1000 sterline al maestro Tuoco. Eguale somma verrà divisa tra la governante Deborah e il resto della servitù. Grazie, signore. A te, nipote Blifil, lascio tutte le mie sostanze. Meno 500 sterline che tu avrai cura di corrispondere annualmente al nostro caro Tom. Va bene, zio. Sarà fatto secondo i vostri desideri. Io non so, Tom, se questo lascito superi le tue aspettative o ne sia inferiore, ma... Caro signore, la vostra bontà, come al solito, supera i miei meriti.
Io però non ve ne sono grato, perché essa non fa che accrescere il mio dolore in questa circostanza. Preferirei che mi aveste trattato come il peggior nemico. Sarebbe meno terribile adesso. No, no, ma non dire sciocchezze, figliolo. No, il dolore passerà e ti resterà il ricordo, un segno dell'affetto che ho nutrito per te. Sì, dottore. Signor Howard, è arrivato il signore, dice che vi deve parlare. Ha detto di dirlo proprio a voi? Si può essere più idioti di così, ma non vedete che il signore è gravissimo? Bliffield, ti prego, puoi cominciare da questo momento a sostituirmi. Ricevi tu questo signore. Va bene, zio. Io resto. Senti, Tom, se vuoi renderti utile, scendi in cucina e di a Deborah che riscaldi mezza dozzina di bicchieri e li porti su. Io voglio tentare un salasso. Non escludo che possa giovargli. Tu vai, vai. Lo vedrò io stesso, sì, dottore. Sì. Buongiorno, signore. So che avete chiesto di parlare col signor Holworthy, ma non è in condizione di ricevervi. Si teme purtroppo di perderlo da un momento all'altro. Oh, è terribile. Lasciate che vi esprima il mio profondo rincrescimento. Grazie. Potete parlare con me? Si tratta per la verità di cosa molto riservata. Preferirei conferire personalmente con vostro zio. Apprezzo molto il vostro zelo. Signor? Chiedo scusa. Dowling, avvocato Dowling. Ecco il mio indirizzo di Londra. Avvocato Dowling. Siete per caso il legale di mia madre? In tal caso, come unico figlio della signora Blifil ed unico erede e successore del signor Holworthy, ritengo di poter ascoltare le vostre comunicazioni. Esse, purtroppo, non possono ormai riguardare altri che me. Sì, entro certi limiti credo di poter accettare il vostro punto di vista. Questi sono i gioielli affidatimi da vostra madre. Ed ecco una lettera di credito e denaro contante per un ammontare complessivo di 2000 sterline circa. Ecco, come vedete da questa nota, non ne ho detratto che l'indispensabile per la spedizione degli effetti personali della povera signora. Li riceverete nei prossimi giorni. Per quanto concerne questo messaggio, non vi nascondo di essere in grave imbarazzo. Esso mi fu dettato dalla povera signora, fu firmato da essa, insieme ai due proprietari dell'albergo, in qualità di testimoni. Sono dunque a conoscenza del suo delicatissimo contenuto che riguarda anche voi, sia pure indirettamente. Una ragione di più, mi pare, per porre fine alle vostre esitazioni. Lasciatemi finire, signore. Sì, questo messaggio riguarda inevitabilmente anche voi, ma poiché nuocerà ai vostri interessi. Avvocato Dowling, sappiate che non verrei meno ad un impegno morale dovesse costarmi l'intera mia fortuna. Non ne dubito affatto, signore. Ma vedete, io sono qua in veste di legale e la legge ha purtroppo regole inflessibili. Io non vi chiedo di venir meno ai vostri doveri. Soltanto insisto per conoscere prima di mio zio il contenuto di quel documento. Una qualunque emozione potrebbe essergli fatale. Cercate di capirmi, avvocato Dowling, e non ve ne pentirete. Volete fidarvi di me? Non sarei un buon avvocato se in tanti anni di professione non avessi imparato a valutare le persone al primo sguardo. D'accordo, signor Blifil, mi fiderò.
Avvocato Dowling, poco fa avete parlato di doveri professionali. Mi pare che la segretezza faccia parte di essi. I fatti che avete appresi non verranno a conoscenza di alcuno, esclusi gli interessati. E voi sapete che esiste una terza persona interessata più di chiunque altro. Quel foglietto rappresenta il riconoscimento dei suoi diritti materiali e morali, nonché la garanzia di un avvenire invidiabile. Sentite, signor Dowling, ritengo di poter dire con certezza che lo zio non può prendere visione, per ora, di questo documento. Comprenderete la mia giusta ansia. Perfettamente. E poiché la mia presenza qui non è più necessaria, immagino che vorrete corrispondermi subito il mio onorario per l'assistenza legale alla vostra povera signora madre, si intende. Eccovi qui. L'onorario per il legale e un piccolo segno di gratitudine per l'amico. Tale voi siete per me in questo momento, signor Dowling. Siete soddisfatto? E voi? Signor Bliffy. Da questa parte, prego. Purtroppo non posso permettermelo. Ma voi farete bene a bere un bicchierino, signor Blifil. Avete avuto troppe emozioni oggi. E che cosa può l'alcol contro un vero dolore? Il signor Blifil non beve mai. E le disgrazie non sono un buon motivo per cominciare. Sarebbe già ora di cena. Ogni pretesto è buono per non rispettare gli orari. Per me potete pure ritirarvi. Non ho nessuna voglia di cenare. Vedete? Tom non è della vostra opinione, come al solito. E come al solito eccede. Per un dolore come il mio, l'alcol non può essere un rimedio. Che vuoi dire? Stavo spiegando al maestro Tuocom la differenza tra la tua pena e la mia. Io sto per perdere un parente carissimo, il fratello di mia madre. Tu, in fondo, soltanto un estraneo. Il mio affetto per il signor Holworthy non è inferiore al tuo. Non occorre che continui a fingere, Tom. Lo zio non è qui a sentirti. Del resto, non hai già ottenuto quello che volevi? Che intendi dire? Sei fuori di te, Blifil! O forse ti aspettavi molto di più, Tom. Ma certo, è l'eredità che ti ha deluso. Ecco il vero motivo del tuo dolore. Non è possibile che tu abbia un animo tanto vile e meschino da attribuirmi pensieri simili! Volete continuamente ricordarci le vostre basse origini? Ai! Metti giù le tue sporche mani di bastardo! Signor Blinky! Che cosa sta succedendo? Dimenticate che c'è un malato in casa. Tom Jones, eh? Che lo ha dimenticato. Ha pensato bene di ubriacarsi e di picchiare il signor Blinky. Dio del cielo! A questo siamo arrivati! Che cosa farà mai quando il signor Holworthy non ci sarà più? Non gridate anche voi, Deborah, e andate di sopra. Se riesco a fargli superare la nottata, probabilmente il signor Holworthy si salverà. Vieni con me, Tom. Bene,
È una splendida notizia per tutti noi e soprattutto per Tom Jones, che continuerà a spadroneggiare indisturbato. Al vostro posto, signor Bliffy, io non sarei tranquillo. Quel giovanotto è pericoloso. Credete? Thank you.